Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Come avete detto dal titolo, oggi parliamo di Ozempic, magari l'avete sentito nominare, magari non sapete che cosa sia. Si tratta quindi di un farmaco che però scoprirete dopo avervi ricordato che io, Michele Emanuele, sono studente di medicina al quarto anno. Qualche mese fa ho dato l'esame di farmacologia, per cui sono fresco su questi temi e sono diabetico da più di 15 anni, ormai sono quasi 20. L'anno prossimo, ormai, cioè tra qualche mese saremo a 20 anni da quando ho avuto la diagnosi di diabete. Nonostante questo, ho fatto comunque sport a livello agonistico, mi sono diplomato e adesso sono iscritto all'università e sono stato campione italiano. Veniamo a noi, che cos'è l'Ozempic? L'Ozempic è un farmaco il cui principio attivo è la semaglutide, che è un analogo del GLP-1 umano, che è un ormone che adesso con calma affrontiamo. Magari l'avete sentito parlare dell'Ozempic, si tratta di un farmaco che sta spopolando soprattutto negli Stati Uniti, in particolare nello stato della California. Questo perché viene utilizzato soprattutto per perdere peso. Perché? Perché è un ormone che ha una serie di effetti che tra poco vi vado a leggere perché non voglio dirvi una cavolata, ed è così posso anche essere più preciso. Ha una serie di effetti tra cui il far perdere peso, in realtà si poi un suo abuso ha anche ovviamente effetti collaterali. Infatti si può cercare Ozempic face e si vede che ci sono alterazioni della forma del viso minori, cioè non è che uno c'ha il naso qui, gli viene qui, però comunque delle lieve alterazioni del viso prima e dopo un suo abuso, che quindi ne dovrebbero quantomeno determinare un utilizzo supervisionato, ecco, mettiamola così. Ora, negli Stati Uniti le norme sui farmaci sono molto diverse rispetto a quelle che abbiamo noi e anche il modo in cui uno può accedere a questi farmaci, per cui quello è un caso a parte su come la gestiscono le loro cose. Fare loro. Qua da noi ovviamente l'endocrinologo può prescriverlo, ma in questo caso soltanto per il diabete di tipo 2. È molto efficace, ne avevo parlato con la mia diabetologa l'ultima volta che ci siamo visti, è molto efficace e soprattutto i diabetici tipo 2. I diabetici tipo 1 invece non ha un granché effetto. Vi leggo cosa mi ero scritto. Il GLP-1 è un ormone prodotto naturalmente dal corpo umano che svolge un ruolo importante nel controllo della glicemia. La semaglutide agisce legandosi ai recettori del GLP-1 nelle cellule pancreatiche e del sistema nervoso centrale. Questo provoca una serie di effetti, tra cui aumento della produzione di insulina, per cui soprattutto i diabetici di tipo 2 è importante perché non è come i diabetici tipo 1 che la produzione di insulina è assente, in questo caso viene mantenuta una parziale produzione di insulina, riduzione della produzione di glucagone, anche qui utile soprattutto nei diabetici tipo 2, rallentamento dello svuotamento gastrico e quindi ne consegue una sensazione di sazietà. Di conseguenza si mangerà anche meno. Quindi da un lato aumenta la produzione di insulina senza però fare noi l'insulina, quindi aumenta l'insulina endogena, si riduce la produzione di glucagone per cui non abbiamo uno stimolo ad alzare la glicemia e contemporaneamente ci sentiamo più pieni per cui mangiamo anche di meno. Per cui è un farmaco che sotto questo sembra miracoloso, sembra quindi avere degli vantaggi bellissimi, incredibili, fantastici e viva wow. Ad oggi comunque esistono anche studi che dimostrano l'efficacia nella gestione delle terapie nei pazienti con diabete tipo 2. Ad esempio, uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet ha mostrato come l'Ozempic porti a una riduzione significativa dell'emoglobina glicata rispetto al suo effetto placebo e quindi può anche contribuire alla perdita di peso, dato che se ci sentiamo sazi, ovviamente mangiamo di meno. Citato un articolo sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism, gli effetti collaterali possono avere nausea, diarrea, disturbi digestivi, che comunque sono a fronte dei vantaggi degli effetti collaterali ridotti. Questo non significa prendetevelo e mangiatene tutti che vi fa bene. Esiste questa opzione, sappiatelo, magari il vostro medico vi saprà spiegare sicuramente meglio di questo video. Io vi ho detto quello che vi dovevo dire riguardo quindi all'Ozempic. Vi ricordo comunque che su questo canale trovate video che spiegano come migliorare la propria gestione delle glicemie, le terapie e come ridurre la quantità di insulina che sport magari praticare in caso di diabete. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.